Una mela al giorno toglie il dottore di torno e anche un video reaction al quarto episodio di WandaVision. È l'esatto momento in cui stanno ricomparendo tutti. Perché sono passati 5 anni. Toh, chi si rivede? Cioè c'è un cartello di una città che in realtà non esiste. Oh, eccolo l'elicottero! Però era rosso, questo è blu. No, aspetta, forse ho capito male. La città non esisteva, ma è comparsa. Però perché non entrano dentro? Cioè, nessuno ha provato a entrare in questa città fisicamente prima di... Neanche i poliziotti, i locali. Ecco lo schermo. Ah, è stata risucchiata all'interno, non era in missione lì dentro. Ed ecco il campo che avevano allestito al di fuori del paese. Ok, hanno delimitato il campo. Quindi erano loro a guardarsi la sitcom. Ed ecco uno degli apicoltori. Perché non prendere un ombrello? Si commuove. Quindi era lei che stava guardando la sitcom alla fine del primo episodio. Quello che non capisco è, Wanda ha rapito queste persone e sono imprigionate lì dentro e stanno interpretando altri personaggi? Oppure le ha ricreate lei come avrà ricreato Vision? È un genio questa ragazza! Quindi l'elicottero era quello, ma ha cambiato colore. Eccolo! C'è stato un taglio! Cacchio, il cavo si è staccato e ha cambiato i colori. Allora, si stanno godendo la serie TV. C'è stato un taglio. E ora ci fanno vedere cosa è successo. Oh my God. Cacchio. Un episodio bellissimo, non abbiamo avuto nuovi episodi di sitcom, però c'è stato un episodio spiegone che ha fatto vedere tutto quello che stava succedendo durante i primi 3 episodi di WandaVision dall'altra parte. Quindi abbiamo la conferma, ma ormai era praticamente ovvio, che è stata Wanda a creare tutto questo. Nel flashback di Monica, lei è ricomparsa insieme a tutte le persone ricomparse. Dopo che hanno sconfitto Thanos, allora Wanda si è rifugiata in questa realtà alternativa, ricreando una sorta di mondo parallelo in cui Visione è ancora vivo. Mi resta il dubbio che ho detto prima. Lei sta trattenendo lì nella sua realtà alternativa delle persone vere, per far interpretare loro dei personaggi oppure le ha ricreate. Io credo che siano lì intrappolate e che a volte loro si rendano conto di essere lì ma di non poter far nulla per uscire e che quindi stanno al gioco interpretando dei personaggi, perché gli atteggiamenti dei vicini dell'altra volta lasciavano intuire che fossero preoccupati di qualcosa, che tra di loro stessero parlottando, ma poi quando Vision ha detto tutto a posto ragazzi, allora loro hanno fatto finta di niente, perché magari dal loro punto di vista sono prigionieri di,
della coppia, sia di Wanda che di Vision. Magari non sanno che è tutto frutto di Wanda invece. E poi un'altra cosa, se lei ha il potere di ricreare in questa realtà alternativa le persone morte a lei care, perché non ha ricreato anche Pietro? Sarebbe bello se facessero un cameo di Quicksilver, magari interpretato dal Quicksilver della Marvel Fox, in modo già da collegare i due universi narrativi. Fatemi sapere anche voi se vi è piaciuto, cosa ne pensate, quali sono le vostre teorie in merito e noi ci vediamo al prossimo video reaction. Ciao!